Agateo, va in scena il big match di giornata di fronte a due squadre lanciatissime in campionato che vantano due dei tre migliori attacchi del torneo. Il Agateo da dicembre in poi ha messo la quinta e San Termite è partito leggermente indietro inserendo la quarta di inizio gennaio, dove sono arrivate ben sette vittorie consecutive che hanno portato ben 21 punti, ma di fronte a una signora squadra che, conosciuta la retrocessione dello scorso campionato, era partita con spensieratezza in questo, iniziando ad ingranare seriamente prima di Natale, inannellando una cavalcata trionfale che ha portato i giallorossi al primato in classifica, sfida che tra l'altro rievoca anche ricordi di Salvezza attraverso i play-out disputatosi tre anni fa, conclusosi con la permanenza del Agateo in promozione e la retrocessione del San Termite nell'attuale prima categoria. Pronti e via, e Comuniello, lanciato a rete davanti a Bandi, si dimostra poco freddo tentando lo scavetto che lo porta a colpire più la zolla che il pallone, occasione sprecata. Da rimessa laterale Fancello addomestica la sfera provando la conclusione a giro con Bandi costretto a distendersi per evitare il peggio, ma Agateo piace farsi male da solo. La squadra di Giorgini sbaglia l'impossibile sprecando le occasioni facili, qui Zavattini si lascia scavalcare dal pallone con Intili che, senza pagare il telepass per l'autostrada chiamata via dei gol, spreca così il possibile 1-0. Fancello poco dopo prova a sorprendere Bandi sul proprio palo con una traiettoria velenosa, ma nulla da fare. Finalmente si vede anche il San Termite. Zavattini da calcio piazzato chiama la parata Castagnoli, fotocopertina per lui. Dalla bandierina questa volta i Bettini a sorprendere la difesa di casa, ma la sfera si accomoda sul fondo. La punizione di Comuniello, Fancello disturbato forse anche dal salto del compagno di testa, non incide come vorrebbe, ma il numero 11 riesce a trovare il guizzo vincente nella ripresa, quando questa discesa di Comuniello viene premiata proprio dalla sua zampata finale che vale l'1-0 per il Agateo, con tanto di festeggiamenti finali con il pubblico amico. Il San Termite prova a rispondere, la discesa di Ciccarelli viene murata da una squadra perfetta anche in fase difensiva, non c'è trippa per Gatti, direbbe il trainer Giorgini, che zitto zitto in panchina si lecca i baffi, mentre Pazzini si morde le unghie quando Castiglioni quasi quasi trova la palombella della domenica con Castagnoli che si rifugia in corner facendo un passo all'indietro. Lo stesso portiere smanaccia questa punizione di Genghini, ma in contropiede Agateo fa male, Niang ha lanciato a rete, spara addosso a Bandi che si ripete anche su Fancello. La squadra di Giorgini ha il difetto di specchiarsi troppo e quando Sandokan Bukai di forza ruba palla e innesca il contropiede perfetto lanciando il compagno Gentili, il pareggio sembra cosa fatta, ma incredibilmente il pallone termina sul palo. Il Agateo ringrazia e fa le prove per i gol. La squadra di Giorgini nelle ripartenze è devastante, Bandi salva su Gobbi, ma quando Fancello gioca la palla per lo smarcato Comuniello, il 2-0 è realtà. Fine dei giochi, Agateo in paradiso, San Termite all'inferno, con Comuniello che va a festeggiare sotto la curva con amici, parenti, con la rete che si muove a vista d'occhio. Per la cronaca Martino, con la rete la muoverebbe lui da solo. Con questa punizione di Genghini ribattuta da Castagnoli termina una bella partita con il Agateo che si mostra una squadra di salute come del resto il San Termite. La squadra di Giorgini gioca un ottimo calcio fatto di una manovra affidata a ottimi contropiedisti e se non fosse per qualche gol di troppo divorato la perfezione sarebbe a misura d'uomo. Dirigenza, pubblico e giocatori remano tutti nella stessa direzione. Le prospettive si tingono in questo torneo di giallo e di rosso. Ovviamente incrociamo le dita anche per loro. Il San Termite trova di fronte una squadra che è fisica quanti verdi ma che ha nella velocità la sua superiorità. Dopo sette vittorie di fila uno stop può starci, ma complimenti a tutte e due le squadre perché hanno dato vita a una bella battaglia, piacevole anche da commentare.